siamo Red Bus nel trenino che ci porterà a San Luca e abbiamo ospite d'onore Pierino. Ciao belle, visto che sono in colore col rosso blu come trenino e come Bologna. Ma sei mai stato in trenino? Io? Sì. Questo no. In altri treni? In altri treni sì, questo è il primo, la prima volta, ma mi piace. Ma mi hai detto che tu non paghi mai il biglietto? Beh, non sono l'unico probabilmente tante volte, quindi sì. Voglio dire, ma qui sai, mi conoscono, sanno chi sono, mi fanno fare il piatto. Guarda, ce ne abbiamo anche delle bimbe, dei bimbi, sì, quindi è il tuo mondo. È il mio mondo, è il mio mondo. Dov'è che andiamo? A San Luca. A San Luca? Sì. Va per aria? Per aria. E se fai il bravo deve, dopo il ritorno devi andare sulla piedi. Ah sì? Sì, ma non è mica tanto conta però. Così ma chi è quella lì? È la telecamera. Ah, la telecamera? Sì, sì. Ah beh, io ho il telesalotto, ho il telebagno, va bene. Il telebim. Ma bello, bello, quando è che si parte? Adesso, senti, tra un po' si parte. Siamo partiti, Pierino, cosa fai? Cosa scatta belli? Non sei emozionato? Ciao, guarda, sono qui che non sto nella pelle. Buongiorno! Eccolo qua, Pierino. Eccoci qua, siamo partiti, che bello! C'è anche un cane. C'è anche un cane. Ah no, pensavo che ti riferissi a me quando hai detto c'è un cane. Invece c'è un cane vero, ecco. C'è un cane vero, sei tu il cane. Il cane. No, il cane è vero. Poi ci sono io che... Insomma, abbiamo anche delle belle persone che... Buongiorno! Eccolo qua. Però bambino là davanti io ci ho litigato, eh. Perché? Perché mangiava la pasta e non me ne ha dato un po'. Ma scusa, ma fai rubare le cose ai bambini? Io gliel'ho chiesta, eh. Bisogna dimagrire un po'. Ecco, questo qui c'è ragione. E questo è San Francesco. Questo è il giardino della chiesa di San Francesco. Che è San Francesco? Ci sono i conventuali, che sono quelli vestiti di nero, i frati vestiti. Sempre quello che parlava con le teste anche lui? Sì, con i piccioni. Ecco, piazza San Francesco, guardate che bella, com'è bella Bologna, venite a Bologna signori, guarda. E là! Banchine bolognesi, buongiorno! Guardate, che bello. Pulizia, Porta Saragozza, dove ci sono i giardini con la statua di Padre Pio, guarda. Si furono dopo Francesco abbiamo Pio. Pio, bravo. Bene. San Pio di Petrancina. E questi furono ristrutturati, inaugurati nel 2000. Ecco, balchiamo l'arco di Porta Saragozza. Qui c'era il Cassero una volta. C'era il Cassero, adesso c'è il Museo della Madonna di San Luca. Che non c'entra col Cassero. Non c'entra niente, cambiamo discorso, ecco. Qui siamo a Porta Saragozza, che bello. Senti tu, non provi un brivido. Sì, ma senti anche col picco del treno, guarda. C'è una cosa eccezionale. Questa è una zona mia natale, perché è dove vivo io. Io vivo qui. Di sotto qui. C'è una gelateria che fa dei gelati ottimi, eh. Ah, quella lì? Sì, fa dei buoni gelati di sotto. Cagato, non ci. Te lo dico perché io ci sono già andato. Qui dove prendo l'autobus il mattino, sì. Per dove qui c'hanno della carne ottima, no perché io parlo del giro turistico. Cari amici che non siete di Bologna, qui è la mia zona dove vivo, la tua zona. La zona spevere, non può fregare niente a nessuno, però ecco qui, tu non vieni mai a trovarmi però. Adesso ho capito. I giardini ristrutturati di San Giuseppe che hanno inaugurato oggi, guarda, che erano chiusi fino all'altro giorno. Oh, che bello, che bello. Guarda, che bello proprio. Che bello. Un giorno andremo a fare un servizio dentro. Esatto. Ecco, siamo fermi al semaforo rosso. Ma qui sopra non mi sembra che ci sia anche un teatro un po' più avanti. Teatro Bellinzona. Cinema Teatro Bellinzona. È caduto alla stipa di Bologna Inside a dove vivo io, però non lo posso dire dove vivo. Vagamente in zona. Vagamente in zona, ecco qui. La mia farmacia, la mia zona, ecco qua vedi. Ma quanta roba c'è questo? Io tanto, io tanto. La mia farmacia, il mio ristorante. E tu cos'hai Pierino? Cos'hai? Io sono nulla tenente. Cioè non hai mai fatto il militare, perché poi no, no, proprio non ho nulla tenente, non c'ho niente proprio. Non ho niente. Non hai niente. Cioè, c'ho giusto fame, ecco, che è una cosa. Tu quale solo di mangiare? Eh beh, chiaro. Mangiare bene, Quindi mai a giocare a Villa Spada, Pierino? No, mai. Io da bambino venivo a giocare qui allo scudino. Ah, sì? Guarda un cane che fa la cacca, guarda. Quando giocavi a nascondino, ma ti venivano a cercare? Sì, però una volta sono rimasto lì e non mi venivo a cercare nessuno. Ecco, Villa delle Rose, che quest'anno è stata riscoperta con gli spettacoli di Malandrino e Veronica. Va bene, bello questo.
tutti adesso pian piano si stanno avvicinando al portico, al veloncello, dove noi non partiremo e noi andiamo su. Teatro delle celebrazioni, dove è? Nel 1980 è tagliato per fare queste cose dietro. Quello che vedete di fianco, sì, invece, questa, è una casa di riposo per gli artisti. Quando hanno una certa età che vengono qua dietro. Allora Pierino andrai lì. Questo è anche quello che ha creato Raukers. Bravo. Oh, c'è la salita! Saliamo, ecco qua il portico di San Luca, che a me è servito per dimagrire 50 kg, io faccio avanti tre, io preferisco farlo venire giù, perché se no aggiungo più sante aiuto. Ma te Pierino farebbe bene un po' di... Ah, guarda, ma che bello! Guarda quanta gente, che vuol dimagrire, no, lo fa anche così, perché va bene camminare, Sabato mattina tanta gente viene su a camminare. Buongiorno! Guarda, quanta gente, eh! Una mezz'ora di passo vuoto, dal suo anche meno, Ecco, ricordiamo che anche il portico adesso speriamo che venga ristrutturato. Stiamo prodigando per la ristrutturazione del portico di San Luca, che adesso male, Davide. Ringraziamo il professor Don Larini che ci sta occupando della ristrutturazione. Eccoci! Ma il pastor Carino tiene bene l'altra e la carbone. Bella la basilica, eh? Sì. Ma c'è un cantiere in fondo, c'è. Giorno! Ciao! Ecco qua Pierino. Sì, sono contento, guarda. Ciao Gianluca, ciao! Sei andato a fare la preghierina in chiesa, eh? Sì, sono così. Andato, guarda, ho fatto una bella preghierina. Bravo, per i tuoi genitori, Sì. Si diventa bravi nella vita, eh? È la pena, eh? Solo dopo gli altri ti prendono tutto. Io sono bravissimo a scuola, eh!
L'altro giorno mi ha fatto una domanda alla maestra e gli ho risposto secco e secco, Cioè? Mi ha chiesto: Pierino, facciamo una domanda di matematica, ho detto bene. Se tu nei pantaloni in una tasca hai 5 euro e nell'altra ne hai 10, che cos'hai di quei pantaloni di un altro? Sicuramente. Io proprio. Bella. Lì dietro c'è lo stadio, il parcheggio, guardate i giardini, che venivo a fare le medie, sai, una volta c'erano adesso le carracce che adesso sono da un'altra parte. La scuola, la scuola. Sì, sì, non ho fatto le scuole alte, le scuole basse, ma le scuole medie, ti fa ridere? No, però sono stati problemi tuoi comunque. Giusto, ecco lo stadio, vedi, tutto da ristrutturare, è solo questo, è tutto da ristrutturare. Guarda, c'è il mercatino nella piazza della palazza, no. Ecco, il sabato c'è il mercatino. Vai a comprare qualcosa, Irina? Entrate nello stadio. Dai che ce la fai! Ce la fa, ce la fa! Il tutore proprio di treno di Dimmi. Il gatto in diretta, guarda, il gatto verde. Il gatto che è. Il gallo è quello che avevamo ieri che guidava. Ma è un verde giallo questo qui, È un giallo verde. Mentre entriamo dalla via Andrea Costa. Questo siamo dalla via Andrea Costa. Pierino ci fa il gatto. E i baffi come fai a fare i baffi? I baffi dovrebbero essere fatti. Sì. Guardate che maniche a Fiorino, Mica no, io non sono capace di fare cose così, Poi che c'è le unghie, perché? Le unghie dopo esplode, se non stai attenti, Io di solito dovrei tagliare. Ma come, non ti tagli neanche le unghie, Fiorino? Ogni tanto. Sei pigro! Ah, sì, che è quello di ieri. E tu vuoi dire? Hai visto? Guarda che roba. Che bravo, Pierino. Ecco, la rotonda, qui siamo nella rotonda Fulvio Bernardini, dedicata all'allenatore che ha fatto vincere l'ultimo scudetto del Polo del 64. Eccolo qua, Andiamo lì. Mentre Pierini diretta ci fa il gatto, siamo in via Andrea Costa, via molto popolare, tutti i negozi di via Andrea Costa. Ecco il gatto in diretta, lo chiameremo Andrea Costa. Andrea Costa. Allora, chiamo Carlo Peppoli, Sant'Isaia. Ti spiego che Sant'Isaia, sì. Qua al 90, sì. C'erano tutti i miei parenti, i pazzi, i matti. I pazzi, c'erano i pazzi. Però adesso poi non ci sono più, ragazzi. Adesso non c'è più, adesso non c'è. Tanti anni. No, ma da tanti anni non ci sono più. Infatti c'è stato uno che una volta quando venne fuori, lui dite che i matti sono dentro.
Ma manicomio è scritto fuori però, Ah, è vero, i matti sono fuori, eh. Non c'è una barzelletta veloce sui matti? Beh, sì, c'è la classica barzelletta di quello che faceva da lampadario, ora il direttore, come il medico dice, ma vedi questo qui sembra un lampadario, il direttore, ma tiratelo giù, perché stare lassù, se cade si fa male, bravo, tiriamolo giù, e dopo come facciamo a vederci senza luce? Quindi, le vittorie sui matti ce ne sono, oh guarda, adesso questo lo fai i negozi, tutto un euro, Liceo Laura Bassi, una chiesa ortodossa, famosa, liceo Laura Bassi, ma una volta, e guarda la bambina che gioca a scuola, non ci può riprendere. Che bella! Non ci può riprendere. Cucù! Saluto, saluto. Buongiorno! Wow! Ah, le cose finiscono, torniamo nella piazza Malpighi, torniamo qua, vedi. Siamo arrivati quasi al traguardo. Sì, cos'hai da dire per finire questo servizio? Beh, mi sono divertito comunque, guarda. Sì. Poi ho fatto anche la corsa per andare su a San Luca, ho fatto una corsettina, mi è venuto un po' male al fianco, però insomma mi sono divertito. Ecco. Insomma, non tutte le ciambelle crescono col bruco. Col bruco proprio. Col bruco dentro, col bruco. Come si chiama questo trenino? San Luca Espresso. San Luca Espresso, Bologna in Sardegna.